L'ottava edizione del premio Il Laureato dell'Anno, a cura dell'Associazione Torinese Alumni Athlete. Di cosa vi occupate? L'associazione ha tre obiettivi di fondo. Uno è quello di mantenere il legame di chi si laurea in questa casa con la casa che l'ha laureato. Il secondo obiettivo è quello di mettersi a disposizione dell'università, cioè della casa che lo ha laureato, per potergli dare qualcosa in cambio. E il terzo obiettivo è quello di creare una rete tra i neolaureati e i laureati senior, per finalità di rete professionale, di crescita per gli uni e per gli altri. Quando è nata l'associazione? 1986. A Torino? A Torino, certo. Il premio dove viene assegnato? Allora, il premio viene assegnato da Atle, che è torinese e si occupa dei laureati in questa casa, quindi nella facoltà un tempo di economia e commercio ed oggi scuola di management e di economia. Viene assegnato dentro questa casa, potremmo scegliere altri luoghi prestigiosi, ma è proprio per far tornare i senior dentro la casa dove hanno studiato, è un obiettivo di fondo. E il premio viene assegnato a quelle persone che hanno queste caratteristiche, laureate, come ho detto qui, che si siano distinte nelle loro attività professionali e che abbiano portato un lustro in qualche modo sia all'azienda o l'ente in cui lavorano che alla città e al territorio. E l'ultima caratteristica che gli chiedo è di collaborare con l'università per presenze, stage o altri contributi professionali alla formazione. Le particolarità di questa ottava edizione? Potrei cominciare dal primo fatto banale, che abbiamo dovuto rinviarlo perché i premiati non erano mai disponibili nelle date che sceglievamo, erano tutti in giro per il mondo, a dimostrazione di quanto questi premiati vivono nel mondo globale. La seconda cosa è che, nonostante ciò, uno dei premiati è stato rappresentato dal padre, perché oggi è ancora ad Hong Kong, non è così facile venire. E in più direi che un'altra caratteristica è che per la prima volta premiamo un laureato in economia del settore agricoltura. Di solito l'ambiente agricolo nasce dalla facoltà di agraria. Questa volta c'è un esempio di un'azienda agroalimentare gestita da una laureata in economia. Soddisfatti di questa ottava edizione? Direi di sì, sia sul fronte dei senior che sul fronte dei giovani, dei neolaureati, perché non ho detto che oltre ai senior premiamo anche i migliori neolaureati dell'anno precedente. E quest'anno i laureati dello scorso anno sono 4 con dignità di stampa e 110 lode, ma tutti e 4 sono occupati in posti strani, in giro per il mondo, anche loro, ma comunque hanno un impiego a pochi mesi di distanza. A conferma che la laurea in economia rimane una laurea di facile utilizzo per l'attività professionale. Cosa significa per voi questo risultato? È un risultato inatteso, ma che sicuramente rende molto felici e soprattutto che permette di guardare un attimo indietro, andare a vedere qual è stato il percorso lavorativo intrapreso, e soprattutto guardando indietro io mi sono proprio resa conto che la parte di formazione, quindi il lavoro fatto in questa facoltà, che oggi non si chiama più facoltà e si chiama scuola, però è stato molto importante per poi tutto il mio percorso lavorativo. Ho fatto una tesi sui piani strategici nelle città, dove la cultura ha segnato passi importanti, nella città di Torino in modo particolare ha portato addirittura alle Olimpiadi invernali. Oggi mi occupo di cultura in una grande istituzione culturale come la Reggia di Venaria Reale, e credo che tutto il percorso, anche non solo quello professionale ma anche quello da studente, sia prezioso per il mio lavoro quotidiano. Un obiettivo importante, un obiettivo annunciato? Un obiettivo di questo, ma non saprei dire, è una domanda così a bruciapelo, sicuramente un percorso che continua in questa direzione. Questo è un grande onore, una grande soddisfazione, so benissimo che è un premio importante. E poi anche emozionalmente è veramente una gran cosa, perché riporta un momento importantissimo della vita di ciascuno di noi, un momento di formazione, di apprendimento e di crescita. Che tipo di lavoro è stato arrivare fin qua?
Ma è stato certamente un impegno costante negli anni, però è un impegno che è stato realizzato grazie anche al fatto che sicuramente abbiamo avuto, parlo anche per gli altri, la fortuna di crescere e di apprendere in un'università che ci ha dato gli strumenti che poi ci sono serviti nella vita. Ve l'aspettavate? Ma aspettarsela è difficile, ecco, quindi la vita poi è il frutto di una serie di occasioni, di opportunità, di eventi favorevoli che non sempre si vengono a realizzare, quindi a consuntivo è stato un bel percorso, però dire che ce l'aspettavamo sarebbe perlomeno, come dire, un eccesso di superbia, ecco. Beh, per me è un ambito riconoscimento, proprio perché a dispetto di cosa fanno i ragazzi di oggi che non sanno magari quale facoltà scegliere, io non avevo assolutamente dubbi, quasi fosse una vocazione, e sono stata davvero felice di questo percorso di studi che mi è stato assolutamente utile nell'attività lavorativa e imprenditoriale che poi ho percorso. Un percorso impegnativo, un percorso ricco di soddisfazioni. Sì, un percorso impegnativo ma sicuramente proficuo, e poi quando si sceglie qualche cosa che è nelle proprie corde, nelle proprie attitudini, sicuramente poi il risultato arriva. Ma per noi diciamo è più che altro un momento per fermarci e riguardare un attimo indietro da dove siamo partiti. Sono stati 4 anni intensissimi dove da un'idea è stata trasformata in un'azienda di 45 persone attiva con numeri ormai rilevanti, quell'attimo per respirare e ricordarsi di essere stati universitari e la città da cui i primi ragionamenti sono partiti per poi creare questo sistema di pagamento. Ve l'aspettavate? No, devo dire che quando si è in una startup la vita aziendale, i problemi da risolvere fanno dimenticare tutto il resto, e quindi appunto è stata una piacevole sorpresa. Un percorso lungo, un percorso impegnativo? Assolutamente sì, però pieno di soddisfazioni, e che ci piace pensare appena appena all'inizio, ancora molto lungo davanti. Beh, sicuramente una grande soddisfazione. E alla fine rappresenta, cioè un premio che però rappresenta in maniera importante quelli che sono stati 5 anni per me poi molto variegati, nel senso che io arrivavo da una triennale in matematica e poi ho fatto questa specialistica in economia. Rappresenta sicuramente un arrivare all'obiettivo come arrivano tutti, ma essere premiati ti riconosce tanti sforzi che chiaramente non sono solo dovuti al tuo lavoro personale, ma sono poi un insieme di cose, quindi come dico io sempre arrivi a dei grandi risultati perché anche l'environment esterno te lo permette, quindi oggi riconosco che sicuramente se sono arrivata fino qui non è solo grazie a me stessa. Se l'aspettava? Me lo aspettavo così tanto forse no, però sicuramente ne prendo atto, ringrazio e sono molto contenta. Beh, sicuramente sono onorato di averlo ricevuto, penso che sia in realtà doveroso studiare bene, cercare di fare il meglio per una soddisfazione personale, e quindi mi ha fatto molto piacere ricevere questo riconoscimento proprio per coronare un percorso che comunque è durato del tempo, ha impegnato degli sforzi e insomma è stata una bella gratifica. Percorso duro, difficile, lungo? Sì, durato 3 anni in matematica per la finanza e l'assicurazione, 2 anni di specialistica, quindi 5 anni comunque spesi sui libri, è stato bello, piacevole, però faticoso. Soddisfatto? Molto, sì, molto, molto. È un periodo in cui è difficile trovare lavoro, invece devo ammettere di essere stato uno tra i fortunati a iniziare con un tirocinio prima ancora di laurearmi, quindi vuol dire che l'università era ben vista e insomma mi ha dato l'opportunità di trovare un lavoro che mi piace, per una compagnia che mi piace, che mi trovo bene. Tipo di percorso è stato arrivare fin qui? È stato sicuramente un percorso non semplice, nel senso che l'impegno è sempre richiesto, però i risultati sono arrivati. In particolare il mio percorso di studi magistrale è stato in economics, la lingua di insegnamento è stata l'inglese, e sicuramente questo è stato un valore aggiunto in quanto mi ha permesso di affacciarmi direttamente al mercato del lavoro internazionale. Si aspettava questo risultato, questo riconoscimento?
Ma sicuramente sono onorata di essere premiata tra i laureati dell'anno e infatti sono anticipato il mio rientro dagli Stati Uniti proprio per ritirare personalmente questo premio. Questo premio per me è molto importante perché mi sono laureato in un'università in cui addirittura i miei nonni si erano laureati, quindi per me è un motivo, un doppio motivo di orgoglio sia personale ma anche familiare. Qual è stato il percorso per arrivare a questo obiettivo? Il percorso diciamo che è iniziato con lo studio, ossia già alle elementari, piano piano le medie e il liceo per poi passare all'università in cui ho creato un mio modello di studio, un mio metodo di studio che poi ho applicato all'università arrivando a questo importante traguardo. Soddisfatto? Moltissimo. Veramente sono molto felice, molto orgoglioso e ogni tanto i sacrifici che si fanno durante gli anni di studio vengono riconosciuti. Ecco.